Carissimi, buongiorno a tutti voi. Allora, 28 gennaio 2024, siamo in inverno, anche se siamo di inverno vero e proprio, non si può parlare. Qui siamo in quota, siamo più o meno sui 750 metri sul livello del mare. E quest'anno siamo ormai a fine gennaio. Periodi tipo 2-3 settimane, freddo, gelo, non ce ne sono stati, insomma, quindi è un inverno come quelli ai quali ci dobbiamo abituare, più caldo, insomma, con temperature medie sopra la media. Allora, questo che significa? Significa che i nostri alveari, come già abbiamo visto nei video passati, sono partiti in maniera anticipata, insomma. Le roselline di covata sono iniziate già a dicembre e si stanno allargando, insomma, queste roselline. Non si può fare molto perché le temperature sono alte e, bene o male, insomma, le famiglie si stanno sviluppando, si stanno allargando. Adesso noi che facciamo? Facciamo un'operazione molto semplice, che è quella di stringere un po' le famiglie su un numero di telaini tali che ci permette poi di gestirle meglio, nel senso che se c'è qualche ritorno di freddo le famiglie stanno meglio, insomma, sono piene di scorte e quello non è un problema perché ci hanno le scorte. Allora, quello che possiamo fare è stringerlo un pochettino, insomma. È tutto miele qui, quindi non andiamo a nutrire assolutamente, le portiamo ad esempio queste famiglie qua su 4-5 telaini strette, alcune più forti le lasciamo su 6-7-8 telaini. Questa è un po' la situazione, insomma. Questa qui la stringiamo su 5. È un'operazione molto veloce che ci permette di raccogliere le nostre api nell'alveare, in una porzione dell'alveare stesso, insomma. Eccola qua. Allora, come scorte stanno molto bene e quindi questo è un fattore molto importante, il fatto che le api hanno da mangiare, non dobbiamo intervenire con delle nutrizioni suppletive, ancora presto, poi vediamo, queste stanno bene almeno fino a marzo. Come popolosità stanno molto bene. Quella è una famiglia, diciamo così, che va nella fascia delle famiglie deboli. Di solito le famiglie che abbiamo visto da stamattina sono molto più forti e quindi stanno bene, insomma, come popolosità, come scorte, che sono le due variabili più importanti da considerare in questo periodo qua. Questa qua, ad esempio, la possiamo stringere giusto così, insomma, su 6 telaini. Vediamo giusto se non ci fosse covata su questo telaino. Qui c'è covata, guardate. Allora, questa qua, insomma, non è che ci sta molto da stringere e quindi si potrebbe eventualmente lasciare così su 7 telaini. Ecco qua. Quindi bisogna vedere poi caso per caso in che modo stringere. Ecco qua, questo lato qua non lo andiamo a muovere per adesso, insomma. E questo è fatto. Quindi la cosa che possiamo fare in questo periodo qua, eventualmente capitano delle belle giornate, stringere un po' le famiglie con un diaframma, con due diaframmi, su 5 telaini, 6 telaini, insomma, a seconda della forza della famiglia, stringerle un pochettino in modo che le covate stanno un po' più raccolte e le api riescano ad accudire meglio quella covata, che sarebbe la parte vitale della famiglia, la parte di riproduzione. Ecco, ad esempio, queste qua stanno già su 5-6 telaini di covata, stanno un po' anticipate, insomma. Questa è un po' la situazione, può essere positiva, può essere negativa, adesso vediamo un po' quello che sarà.
le stringiamo un pochettino, insomma, giusto per tenerle un po' più raccolte. Miele ce n'hanno. E sta qua anche su 7 telaini, va bene, insomma. Ecco qua. Qui c'hanno miele, qui c'è la camera di covata e questo è a posto. Quindi avere una covata più raccolta significa che le api consumano meno energia per accudire quella covata. Una cosa è riscaldare un ambiente come il volume stesso di tutta la famiglia, con covata presente dappertutto. Una cosa è riscaldare in maniera più concentrata, sui 30 gradi, 35 gradi, una parte più ristretta. Le api riescono ad accudirla meglio, risparmiano, consumano meno miele, insomma, questo è un po' il senso di questa operazione. La base è sempre quella, nel senso che quando le famiglie sono popolose, quando le famiglie hanno scorte, noi non abbiamo problemi. Questi sono degli interventi, diciamo così, non risolutivi, insomma, di situazioni. Sono degli interventi che noi andiamo a fare per aiutare lo sviluppo delle famiglie qualora tornassero dei periodi freddi, dei periodi gelidi, tipo stiamo parlando delle 2-3 settimane, un mese di freddo. Allora le api, stando più raccolte, possono accudire meglio la loro covata. E questa è un po' la situazione. La popolosità c'è, le famiglie hanno buone scorte, anche perché noi l'abbiamo detto anche in altre occasioni, il miele lo togliamo, qui c'è polline, lo lasciamo vicino alla covata, il miele cerchiamo di toglierlo, l'ultimo miele ad agosto, insomma metà agosto, lasciamo che le api possano raccogliere del miele tutto il periodo di agosto, di settembre, di ottobre, le fioriture tarde estive, autunnali, in modo che poi la quantità di miele ci rassicura per quanto riguarda lo svernamento, insomma, non hanno bisogno di mangiare, tranne casi eccezionali che poi vanno pareggiati nelle prossime visite, insomma. E certo, uno potrebbe dire per ragioni economiche, insomma, però non so fino a che punto, no, io gli voglio togliere il miele a settembre, gli voglio togliere il miele a ottobre, però poi le famiglie restano senza, le devo nutrire, insomma. Noi abbiamo valutato nel tempo che raccogliendo il miele ad agosto, qui siamo in collina, raccogliendo l'ultimo miele nel mese di agosto, allora diciamo che poi loro hanno tempo di rimborsarsi. Allora, questa qua ad esempio è più piccolina, la maggior parte delle famiglie sono molto più forti di queste, insomma, però questa qua più piccolina, magari questo aiutino che gli diamo gli può essere utile. Ecco qua, la mettiamo tipo su, questa la possiamo mettere anche su 4 telaini. Miele in quantità. Allora facciamo così, 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qua, strettina. Poi questi api qua si sposteranno in modo che loro cureranno questa parte qui, che è la parte più sensibile alle temperature e quindi a eventuali sbalzi di temperatura. Quindi questa è l'operazione che abbiamo valutato di fare: controllare le famiglie in maniera molto veloce, assicurarci che le famiglie sono ormai tutte quante vive,
hanno superato l'inverno, appunto questo inverno caldo, stanno superando, ormai arrivati a febbraio sono a posto, insomma, famiglie che sono arrivate fino ad adesso supereranno tranquillamente l'inverno, insomma. Più in là poi faremo i bilanciamenti di scorte, eventualmente di covate, più che altro di scorte. Ma per adesso a scorte stanno tutte bene, quindi non c'è problema. Io ad esempio una famiglia di questa qua a gennaio, piena di api, insomma, può essere un problema perché poi iniziano a mangiare, iniziano a consumare scorte, se non c'è importazione. Adesso il consumo di scorte è ancora sui... di media sui 2 kg al mese, ecco, 2-3 kg al mese, alcune famiglie hanno consumato anche di meno. Di media, insomma, siamo là. Questa non è che ci sta molto da fare, non è, questa la lasciamo proprio così. Però poi quando le famiglie iniziano ad avere molta covata e ci sono questi sbalzi termici, allora il consumo aumenta, possono restare senza miele, bisogna nutrire. Nutrire 4-5 kg di candida al mese. Però insomma speriamo di non arrivare in quelle situazioni in cui ci sarà potrebbe verificarsi questa emergenza nutrizionale, insomma. Ecco qua. Siamo contenti perché le famiglie stanno bene, insomma, vederle popolose così in questo periodo qua è una buona notizia. E quello che possiamo fare, appunto, abbiamo detto, è stringerlo un pochettino, insomma, per quanto possibile, in modo da tenerlo un po' più raccolto. Però quando la famiglia è arrivata a coprire già 8-9 telaini, insomma, non è che ci sta molto da stringere. Comunque adesso noi lo facciamo, nel senso che cerchiamo di arrivare ai telaini di covata e di stringere con un diaframma. A proposito, questi sono dei diaframmi con i quali ci siamo trovati molto bene. Sono fatti con dei polistiroli rivestiti di alluminio, quindi durano anni, non se ne mangiano le api. E eventualmente nella descrizione vi metto il riferimento di un signore, un carissimo apicoltore che sta in Toscana, Valerio, che mi ha consigliato questi diaframmi e mi sono trovato molto bene. Fanno il loro lavoro sia di separazione sia di coibentazione e possono essere appunto fatti in maniera artigianale con un telaino. Poi magari vi do il numero di telefono, se lo volete chiamare sentite direttamente con lui. È un bravissimo apicoltore, molto generoso, è un apicoltore amatoriale e col quale potete spendere qualche parola insieme, insomma, ecco. Voglio vedere un attimo qua com'è la situazione. Guardate, telaini pieni di miele e pieni di api. Qui c'è polline e allora è facile che qua sopra ci sta la covata. Noi cerchiamo di stringerlo un pochettino, insomma, famiglie così non è che ci sta molto da stringere, insomma. Però la funzione di questa stretta è quella, appunto, come abbiamo già detto, di raccogliere la covata su pochi telaini, in modo che le api riescono meglio a distribuire la loro energia e cura. Qui non c'è ancora covata. Ecco qua, comunque questo qua glielo lasciamo così. E questo qua lo chiudiamo. Se torna freddo, le api si trovano più raccolte intorno alla covata, sono più resilienti, più resistenti. Questa è la cosettina che si può fare, non strette eccessive su 3 telaini, insomma, almeno in famiglie come queste qua, però almeno una strettata, una piccola stretta su questo lato qui, che poi è il lato che piglia il sole. E questa è un po' la situazione, ecco qua. Va bene, allora noi siamo molto contenti di come le api stanno superando questo inverno. Praticamente non abbiamo avuto morie, da stamattina le abbiamo guardate quasi tutte, le stiamo stringendo su 5, 6, 7 telaini, insomma, e aspettiamo, insomma, quello che sarà il tempo. Adesso porta un po' di bel tempo
le api portano un po' di polline, insomma, polline di nocciolo, e portano un po' di polline, insomma, di rape, insomma, quello che trovano in giro, iniziano pure qualche, forse lacero, e si tornano col polline, insomma, quindi iniziano a accudirsi questa camera di covata con polline intorno, miele, iniziano a consumare un po' di miele in più rispetto a quello del mese scorso. E questa è un po' la situazione. Un saluto a tutti voi, alla prossima, ciao!